Io sono cardiopatico, sono 3 giorni che ho sospeso gli anticoagulanti per venire a fare questa estrazione. Stamattina sono venuto ed è senza segretaria e non può fare niente. Allora io adesso che devo fare? Mi devo riprenotare e poi risospendere di nuovo gli anticoagulanti. Continuano i disagi per l'utenza dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Basta avvicinarsi all'ingresso del nosocomio in un normale giorno feriale per raccogliere decine di testimonianze di disservizi e tastare una situazione di malcontento diffuso. L'uomo che abbiamo appena sentito avrebbe dovuto sottoporsi oggi all'estrazione di un dente e per questo, pur avendo avuto 2 infarti, da 3 giorni aveva sospeso i coagulanti. Ma l'assenza delle infermiere, che a quanto ci dicono è diventata una criticità ripetuta, ha fatto saltare l'intervento. C'è poi quest'uomo che non è riuscito a fare una semplice visita dermatologica. E mi hanno detto che devo andare a Reggio, ma io a questa età da solo come faccio ad andare a Reggio? Devo rinunciare. Ogni giorno le attese per prenotare analisi e visite sono lunghissime, ore e ore di fila tra pochi posti a sedere e totem rotti. Vi siete seduti qui perché non c'è posto dentro? Sì, esattamente. Succede spesso? Sì, diciamo di sì. Dopo mezza giornata sono riandato a casa, il giorno dopo più o meno la stessa cosa. Sono qui stamattina dalle 8:10 per fare una prenotazione per un prelievo. Dopo aver aspettato circa 1:30 per prenotare, sono dovuto andare a fare la prenotazione al pagamento del ticket sanitario. E anche lì c'è stata un'attesa di un'ulteriore 1:30. Tiziana Bagnato per la CNews 24.